Roma informazione tipo per un San Siro che nell'era Spalletti è stato un incubo per i giallorossi. 4 sconfitte tra Supercoppa, Campionato e Coppa Italia, con 3 gol di media subiti a partita. Rimaneggiato invece il Milan, 4 titolari fuori uso e Inzaghi a fare da spettatore. 2 panchine di fila per lui non si vedevano da 9 mesi. Kalac finisce in tribuna, preferito Fiori. Non passano neppure 9 minuti e il Milan offre un saggio dei suoi problemi difensivi. Panucci scende dalla destra, Nesta arpiona e respinge, Taddei rilancia e Totti fa il campione con il suo 4º gol nelle ultime 6 partite. Sarebbero stati 6-6 senza i rigori sbagliati. Maldini va a spasso seguendo la palla in un uomo nell'azione gol, favorendo così la prodezza di Totti. Parte largo a destra Oliveira come spalla di Gilardino e qui riesce a rubare palla a De Rossi e a scambiare con Gilardino. La sua proiezione in aria è fermata dal recupero di Tonetto. Troppe palle perse dalla Roma a centrocampo, questa è quella di Pizzarro sul pressing di Pirlo, innescato Gilardino che si allarga, attende l'inserimento di Kakà, però colpisce di testa il brasiliano senza pericolo per Doni. Reagisce bene comunque il Milan allo shock del gol di Totti, sul corner Taddei mette in difficoltà il suo portiere che si salva in angolo. Non rinuncia a giocare comunque la Roma con buoni fraseggi. Qui la sponda di Perrotta è per il suo capitano, da fuori area Totti fa meno danni a Dida, recuperato in extremis dal mal di schiena. Il pendolo di Kakà al 20° porta il brasiliano a tentare da posizione centrale, una conclusione poco convinta. Poi è Seedorf a farsi vivo, solite fusa alla palla, accarezzata e poi soluzione di Potenza a sorprendere Doni che assiste al rimbalzo sulla traversa. Azione che continua poi con Gilardino, ancora l'olandese che svirgola, Kakà tiene viva l'azione e la rilancia. Gilardino lì a raccogliere l'idea, Doni non si distrae. Si arrabbia col rilassamento dei suoi, rivediamo la traiettoria disegnata da Seedorf e nella stessa azione l'invito di Kakà con Gilardino che anticipa Kivu, che poi ha questo duello in area con l'attaccante rossonero, che viene condannato dall'arbitro Messina, che non si commuove per lui neppure in questo successivo corpo a corpo con Mexes. È soprattutto a destra che sfonda il Milan. Mancini lascia solo Tonetto in copertura, qui ne beneficia Pirlo, la porta non gli dà soddisfazioni, resta fuori dal mirino. La partita è bella, ben giocata dalle due squadre, nonostante l'aggressività, eccone un esempio con la combinazione Brocchi, Maldini e Gilardino. Ha una gran voglia anche il suo compagno di reparto Oliveira di uscire da un inizio di stagione anonimo. Bello il tiro del brasiliano al 36esimo e si arrabbia per la traversa colpita, ma non demorde e piuttosto che passare palla al Gilardino nell'azione seguente tenta ancora gloria in proprio senza fortuna. L'ultima occasione da gol del primo tempo è ancora rossonera. Seedorf lancia Kakà che in velocità entra in area a tu per tu con Doni ma non riesce ad alzare la palla sopra le gambe del portiere avversario e si va all'intervallo con la Roma in vantaggio. Si riparte con un Oliveira ancora protagonista, diagonale senza fortuna il suo. La Roma è stordita, prova a scuoterla il capitano con uno dei suoi numeri su Maldini. Si oppone Dida, ma è solo una tregua perché l'assalto rossonero continua imperterrito. Sono soprattutto i bolidi da fuori area a preoccupare Doni, come questa iniziativa di Seedorf. Molto più efficace e letale al 10° è la botta dalla distanza del suo compagno di squadra Brocchi. Eccola. È il pareggio milanista. 2 volte a segno nel giro di 3 giorni Brocchi e sempre con un gran tiro da fuori area. Si tuffa Chivo di testa per fermare il suo tiro ma né lui né Doni ci arrivano. Entra Aquilani per Perrotta e la Roma si rivitalizza ma è Dida ad andare in tilt su un rinvio di piede. Buon per lui che la Roma non riesca a sfruttare la situazione. Sbroglia tutto Nesta. Cala il Milan. Aquilani lo spaventa, davvero positivo l'ingresso del romanista che qui esalta Dida. Ora la gara è tutta a favore degli uomini di Spalletti nonostante l'ingresso di Inzaghi per Gilardino, il terminale sempre capitan Totti, qui di nuovo pericoloso. L'unico squillo dai rivali viene da un fallo laterale sfruttato da Kakà in questo modo. C'è anche l'ingresso di Borriello per Oliveira e Ferrari per Mexes. La Roma grida al rigore per questa palla intercettata in aria da Seedorf con controllo tra braccio e testa.
La Roma ci crede, vede in difficoltà il Milan e coi suoi scambi veloci manda in confusione la difesa avversaria. Se De Rossi sciupa la sua chance, non così al 37esimo Totti quando Seedorf perde palla sul pressing ospite, Aquilani e Perrotta confezionano gli assist giusti per il 2-1 del capitano. Ancora decisivo con il quinto bersaglio nelle ultime sue sei gare. Pregevole la rabona di Aquilani a liberare Mancini. Poi la solita esultanza di Capitan Totti. Nel tempo di recupero, su punizione, sale in cielo Borriello, la sponda è buona, ma Inzaghi è in fuorigioco. La Roma passa laddove non vinceva da 20 anni, per il Milan terza sconfitta consecutiva, non succedeva dai tempi dell'ultimo capello. Era il Milan di Ba, Zighe, Smoje. Francesco, vittoria numero 1000 della Roma e tu sei ancora più nella storia di quanto già non lo fossi. Oggi è una partita troppo importante. La vittoria numero 1000, sono contento di averla dedicata soprattutto ai tifosi della Roma perché lo meritano. Che effetto fa in questo stadio? Non ci eri mai riuscito oltretutto. Ma ero riuscito lo scorso anno contro l'Inter, mi mancava solamente il Milan e ancora con una doppietta sono riuscito a sfatare l'ultimo tabù che mi mancava. Questa Roma dove arriva o dove può arrivare? Può arrivare lontano, con questa determinazione, con questa voglia, soprattutto con questo spirito possiamo competere con Inter Palermo. Sai che ci sono molti italiani, Donadoni compreso, che si staranno mangiando le mani a vederti in queste condizioni e sapere che ci stai ancora pensando. No, io penso solo alla Roma, questo è il mio obiettivo, perciò sono contento di quello che sto facendo e ancora posso migliorare. Non mai più? Non lo so, adesso penso alla Roma.